Il Museo Civico Craveri, in collaborazione con la cooperativa sociale Alice, presenta Il coro del boschetto. In un piccolo bosco, non troppo distante da un fiume, c'era un gruppetto di uccellini che da anni aveva messo in piedi un bel coro, da tutti conosciuto come il coro del boschetto. Durante tutto l'anno i cantanti del coro del boschetto si incontravano per provare e riprovare le canzoni del loro repertorio, in modo da essere pronti e fare bella figura nei mesi primaverili, quando il coro le avrebbe cantate agli altri abitanti del bosco. Il direttore del coro era il severissimo Germano Reale. Era stato scelto perché il suo canto era piuttosto sgraziato, ma aveva un abito bellissimo. Era un uccello di una certa età, rispettato e stimato da tutti. Con i suoi cantanti era molto severo, pretendeva che arrivassero sempre puntuali alle prove e che a casa provassero le canzoni che dovevano imparare. Cincia Allegra, Usignolo, Merlo erano gli uccellini migliori. La Cincia Allegra era vivace e molto colorata. L'usignolo aveva il canto più melodioso e non stonava mai, nonostante avesse poco tempo per fare le prove, perché trascorreva l'inverno in Africa. Il merlo cantava molto forte e riusciva a farsi sentire anche da lontano. Il coro era poi formato da altri quattro componenti. Il picchio rosso maggiore, che si divertiva a tamburellare sugli alberi. Lo sparviere, che era il più vivace di tutti. Tortora, la più socievole. Un giorno il Germano Reale convocò il coro del boschetto perché aveva avuto un'idea: fare delle audizioni per altri uccellini del bosco e trovare così nuovi cantanti. Tutti furono d'accordo con il direttore. E nel giro di pochi giorni nel bosco si sparse la voce delle audizioni che il coro avrebbe fatto. Molti furono gli uccellini che si presentarono e la scelta fu difficile perché gli uccellini bravi a cantare erano davvero tanti. Dopo attente riflessioni, il direttore e il coro decisero che quattro sarebbero stati gli uccellini che avrebbero potuto fare parte del prestigioso coro. L'allocco, che era sempre un po' assonnato perché non era abituato a stare sveglio di giorno. Più vistosa con il suo ciuffo sulla testa. La piccola capinera che non vedeva l'ora di annunciare la primavera. Il cuculo che andava sempre a tempo ed era molto puntuale. Quando
quando i quattro fortunati scoprirono di essere stati scelti, erano così allegri che non stavano più nelle penne della felicità. Iniziarono a volteggiare in aria, a canticchiare e a ridere per la contentezza. E tutti gli altri abitanti del bosco iniziarono ad applaudirli. Da quel giorno le prove del coro si intensificarono e il Germano Reale trovò delle canzoni ancora più belle da eseguire. E così, quando la primavera arrivò, il coro fu pronto ad accoglierla con un concerto bellissimo, che venne elogiato da tutto il boschetto e anche da alcuni bambini che con i loro genitori erano andati a fare un picnic lì nei dintorni. Mai avevano sentito dei canti e dei cinguettii così belli e allegri, e il giorno dopo, arrivati a scuola, lo raccontarono a tutti i compagni.